Se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo, c'è e basta. È la panchina, il simbolo che noi abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione, il nostro programma, il nostro piccolo programma su Skype. E la nostra rivoluzione è quella per riprenderci lo spazio pubblico. Bentornati alla panchina, siamo ormai alla nona puntata, giusto Tommaso? Sì, esatto, siamo arrivati alla nona puntata. Grazie a tutti per averci seguito. Come diceva Martina, La Panchina è questo programma per la web TV di Caffè News. Tramite Skype raggiungiamo persone in giro per l'Italia e non solo, persone che secondo noi sono persone attive in quello che è riprendersi uno spazio pubblico che può essere fisico, uno spazio pubblico che può essere anche uno spazio intellettuale o un bisogno che come comunità, che come cittadini abbiamo. Per cominciare, appunto, vabbè, vi ricordo il nostro indirizzo email che è redazione@caffenews.it se volete scriverci. Oggi Una cosa siamo. importante, scriveteci davvero perché noi leggiamo davvero le email e se avete dei suggerimenti, avete voglia di dire qualcosa, noi siamo apertissimi e prontissimi ad ascoltarvi. Oggi direi puntata speciale, siamo molto contenti di avere qui con noi Gherardo Colombo. Benvenuto alla panchina, benvenuto, si può sedere con noi virtualmente. Allora, ve lo presento velocemente, anche se non c'è bisogno di presentarlo. È magistrato dal 74 al 2007. Gherardo Colombo si è occupato di alcuni dei casi più complessi e più importanti della lotta alla criminalità del nostro paese, dalla lotta alla mafia, alla scoperta della loggia P2, il diritto Ambrosoli, i cosiddetti fondi neri, IRI, Mani Pulite, i processi IMI, SIR, Lodo Mondadori e SME. Dal 2005 è stato giudice presso la Corte di Cassazione. E nel 2007 si è dimesso dalla magistratura. Ora sta facendo una cosa che a noi sembra rivoluzionaria, ovvero gira l'Italia per le scuole e parla di giustizia e della relazione che c'è tra le regole e le persone e di come questa relazione influisca sulla vita pratica di ciascuno di noi. Noi abbiamo pensato che è una cosa ancora più rivoluzionaria che fare il giudice e quindi abbiamo deciso di fargli qualche domanda. Sì, io partirei chiedendoti perché per riprendersi lo spazio pubblico è necessario partire dalle regole. E quali sono secondo te quelle più importanti che abbiamo, quelle che ci accomunano come comunità? Insomma, le regole dello stare insieme partono dalla Costituzione. La Costituzione quindi è il principio che è una legge, no? Io credo che la Costituzione sia conosciuta pochissimo in Italia, e quindi do anche qualche elemento. È una legge composta da 139 articoli, 5 dei quali sono stati abrogati una decina di anni fa, che contiene stavo dicendo i principi, ma è qualche cosa di più dei principi, perché essendo legge si tratta proprio di disposizioni, le disposizioni che sono alla base di tutto il nostro stare insieme. Disposizioni che partono da un punto di riferimento essenziale, secondo il quale ciascuno di noi ha dignità e ha dignità tanto quanto ce l'hanno gli altri. Questo è il punto di partenza, questo è il collante, o sarebbe meglio dire il collante, che fa di noi una comunità se venisse rispettato da tutte le persone. E qual è la regola che hai visto girando per le scuole che conosciamo meno? Qual è il principio che ci siamo dimenticati? Vabbè, questo è il principio, quando si parla di principio ci si riferisce all'inizio, quindi l'inizio del nostro stare insieme, che informa tutte le regole che seguono. Siccome tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, così dice l'articolo 3 della Costituzione, allora la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e cioè di tutti, se non tutti avessero la stessa dignità, come succedeva in passato, perché in passato succedeva che i maschi fossero più importanti delle femmine, avessero una dignità maggiore rispetto alle femmine, per esempio, no? Le italiane hanno votato per la prima volta
il 2 giugno del 1946, la Costituzione è entrata in vigore un anno e mezzo dopo, e le italiane insieme agli italiani nel 1946 hanno eletto le persone che avrebbero poi scritto la Costituzione. Allora, se tutti abbiamo pari dignità, allora tutti quanti abbiamo diritti inviolabili. E conseguentemente dobbiamo assolvere anche i doveri che questi diritti rendono possibili. E quindi, persona, diritti, ciascuno di noi ha opportunità pari. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Però Ecco, è questo triangolino sostanzialmente il riferimento essenziale del nostro stare insieme. scusa Gerardo, siamo, nel senso, noi non siamo vittime di un sopruso, non c'è qualcuno che ci sta togliendo questi diritti, più o meno, nel credo che senso. siamo noi che non li esercitiamo. Esatto, quindi questo è il problema, cioè cosa vuol dire rispettare le regole? Cioè è solo rispettare. Cioè le regole sono la soluzione, dobbiamo solo rispettare la carta e tutto funziona. Come lo vedi questo passaggio? Se la rispettassimo funzionerebbe tutto, perché prima di tutto bisognerebbe conoscerla, no? E non credo, dicevo, che la gran parte dei cittadini italiani la conosca, la Carta Costituzionale, e se non la si conosce è un po' difficile riuscire a rispettarla, no? Poi è fatta in modo, la Costituzione è proprio scritta, pensata, realizzata perché diventi effettivo quel triangolino, persona, diritti, pari opportunità. E se noi non la rispettiamo, ricostituiamo, ricreiamo la società che esisteva prima, che era basata non sulla pari dignità, ma sulla discriminazione. E allora è tutto lì, sta lì, perché la Costituzione è una specie di scorciatoia, le regole sono una specie di scorciatoia quando sono adeguate, come quelle che sono contenute nella Costituzione e quelle che conseguono alla Costituzione, quando le regole sono adeguate, sono una specie di scorciatoia per fare in modo che si possa vivere. E tu che conosci così bene la Costituzione, pensi che sia zoppa da qualche parte, in qualche punto, che abbia bisogno di un'aria nuova, oppure sia la base, la pietra miliare fondamentale da cui cercare noi di cambiare, di avere uno stato migliore? Allora, io credo proprio che la Costituzione sia la cosa più nuova che esista sotto il profilo dell'organizzazione della società. La società si è sempre organizzata in base alla discriminazione, arriva la Costituzione, rovescia il modo di stare insieme e ci organizza, possiamo dire ci organizzerebbe, perché poi c'è il problema del rispetto della Costituzione, ci organizzerebbe in modo che ciascuno di noi possa avere le stesse possibilità degli altri. Perché la Costituzione non dice soltanto, no? Non è soltanto quel triangolino, come dicevo, 139 articoli, che sono tutti indirizzati alla realizzazione, no? È compito della Repubblica, per esempio, rimuovere gli ostacoli che, incidendo sulla libertà e sull'uguaglianza dei cittadini, non rendono possibile alle persone, a ciascuna persona, di realizzarsi. È una traduzione più immediata, se vogliamo, di quel che dice la seconda parte dell'articolo 3. Allora, noi abbiamo un problema grosso che sta nel riuscire a metterci in relazione con queste regole, che sono, come dicevo, di una novità assoluta rispetto a un passato basato proprio sulla discriminazione, sulla considerazione di alcune persone come degli strumenti e di altre poche, pochissime come valore. E quindi il nucleo della Costituzione, secondo me, se lo cambiamo, facciamo dei notevolissimi passi indietro. Attenzione, perché sul nucleo possono influire anche dei cambiamenti che riguardano altre parti. Perché tutte le parti sono collegate in modo da rendere possibile, da rendere effettivo questo nucleo centrale, questo triangolino di cui parlavo. Ciò non toglie però che alcuni aspetti, beh,
potrebbero essere anche oggetto di una rivisitazione, di un ripensamento, purché questo ripensamento non sconvolga l'impianto complessivo. Per fare un esempio, diminuire il numero dei parlamentari non drasticamente, perché sennò verrebbe meno la possibilità di dibattito, non ha nessuna controindicazione, come non credo che abbia delle controindicazioni decisive il abbandonare il principio del bicameralismo perfetto, e cioè richiedere, come succede adesso, che perché un disegno di legge diventi legge debba essere approvato sia dalla Camera che dal Senato. Potrebbe anche pensarsi che basti l'approvazione di uno dei due rami del Parlamento. Io personalmente continuo a pensare, nonostante ci siano tante opinioni discordi, che secondo me si potrebbero abolire le province, che pure sono previste dalla Costituzione, e via dicendo. Si tratta di aggiustamenti che Certo. potrebbero intervenire. Io penserei anche a qualche intervento che aggiunga delle cose che non ci sono, perché la Costituzione è stata scritta un po' di tempo fa, hanno cominciato poco meno di 66 anni, E per poco esempio una più di piccola aggiunta quale potrebbe essere? Io francamente inserirei nella Costituzione le regole sull'acquisto della cittadinanza, che sono adesso stanno in una legge ordinaria, e le inserirei per completare quel quadro di pari opportunità, di uguaglianza, no? Che è stabilito dai principi generali. Secondo me bisognerebbe stabilire, per esempio, che chi nasce in Italia diventa immediatamente cittadino italiano, e questo dovrebbe stare nella Costituzione. Credo che bisognerebbe preoccuparsi di inserire in Costituzione una regola che separi i poteri nuovi rispetto ai poteri tradizionali. Cioè, la Costituzione segue il principio della separazione dei poteri tradizionali, distinguendo tra legislativo, esecutivo e giudiziario. Si sono progressivamente affacciati dei poteri nuovi che non erano così determinanti in passato, come il potere dell'informazione e il potere finanziario, dei quali non si preoccupa, sotto questo profilo, la Costituzione, che andrebbero, io credo, separati dagli altri poteri dello Stato. E credo anche che forse bisognerebbe abolire l'articolo 7 della Costituzione, quello che parla del concordato e che mette la Chiesa Cattolica su un piano comunque differente da quello delle altre confessioni religiose. Va bene, allora adesso invece vorremmo farti una domanda un po' più che riguarda la politica e anche con il nostro esperto di partecipazione Tommaso. Che cosa pensi? Qual è la tua opinione? Pensi che sia ancora questa democrazia sia pubblica, un modo migliore per far partecipare gli elettori? Ci sono tante discussioni, un po' ne hai accennato in queste modifiche che hai proposto della Costituzione. Non lo so, una tua opinione da Ah, esperto, tra io virgolette. credo che quel che manca in questo paese sia la responsabilità delle persone. Allora, dicevo che la nostra Costituzione ha come punto di riferimento la persona, no? La persona e quindi i diritti, le pari opportunità. Il fatto che la persona sia considerata dignità, e cioè sia considerata capace, è il presupposto essenziale per il funzionamento della democrazia. Democrazia vuol dire governo del popolo. Il presupposto perché il popolo governi è che il popolo sia capace di governare, no? E se non è capace di governare, va a finire che si disinteressa, oppure interessandosi sbaglia e via dicendo. Per essere capace di governare è necessario che sia capace di scegliere, che sia capace di discernere, che sia capace di distinguere. Responsabilità. Questo è l'altra faccia della libertà, no? Libertà vuol dire scelta, ma la scelta comporta la responsabilità delle proprie scelte. Ecco, secondo me, perché funzioni
tutto il complesso è necessario che i cittadini facciano un percorso, perché secondo me frequentemente beh, si sono fermati a un'età tale per cui ancora non si sono fermati mentalmente, per cui ancora non ci si è messi dentro questa capacità, la capacità di scegliere, di discernere, di distinguere quel che è giusto da quel che è sbagliato, quel che serve da quel che non serve, e così via. In Quindi. un no, vai Tommaso. Ah, no, beh, io volevo chiederti appunto, in questo momento tu stai facendo un lavoro di, come dire, da medico, stai cercando di vaccinare le giovani generazioni dalla malattia dell'irresponsabilità, andando in giro per le scuole. Quello che tu fai principalmente è proprio questo, cioè, e tu dici di, appunto, di cercare di parlare ai giovani, perché i giovani di oggi sono poi i cittadini di domani. Quello che, così, la mia curiosità che vorrei chiederti è come riformeresti l'istruzione, nel senso che cosa inseriresti nel mondo dell'educazione per favorire questo percorso di responsabilizzazione e di creazione dei cittadini. Quali Sì, ma sarebbero, io non secondo te, i parlerei punti assolutamente di chiave da. malattia, cioè la crescita è un percorso necessario, indispensabile e naturale da parte delle persone. Noi diventiamo progressivamente liberi, cioè diventiamo progressivamente capaci di scegliere, perché via via impariamo una serie di cose. Quando siamo appena nati non possiamo scegliere niente. Cioè siamo liberi nel senso che non siamo di proprietà di nessuno, ma dipendiamo assolutamente da tutto, scusate, per tutto, no? Per tutto dipendiamo dai genitori, dipendiamo da qualsiasi cosa. Quando siamo appena nati non possiamo scegliere praticamente nulla, nemmeno possiamo scegliere di alimentarci, perché se non c'è la mamma o il papà che ci danno il biberon, non possiamo neanche sopravvivere, no? Allora, la capacità, non soltanto la capacità, ma l'effettività della libertà, sotto il profilo della possibilità di scegliere, aumenta progressivamente via via che noi cresciamo, impariamo a camminare e quindi possiamo muoverci, siamo liberi di muoverci, per esempio facendo riferimento al cibo, siamo liberi a un certo punto di andare a aprire il frigorifero e prendere quel che vogliamo mangiare. Ecco, questo percorso, il percorso di aumento progressivo della libertà via via che si cresce, non è necessariamente accompagnato da un percorso che riguarda la capacità di scegliere, no? Cioè noi possiamo imparare tante cose. E purtroppo succede spesso che non si impari, no? E però nello stesso tempo le informazioni che acquisiamo non bastano se non si acquisisce anche la capacità di distinguere, no? La scelta, è fatta tra tante diverse possibilità, beh, distinguere quali sono le possibilità da usare e quelle da scartare. Che cosa c'è da prendere e cosa c'è invece da enunciare. Questa capacità si acquisisce attraverso una educazione all'uso della libertà, che è una educazione, quindi non si tratta di malattia, assolutamente, che è una educazione che consiste esattamente nello posto rispetto alla educazione all'obbedienza, perché chi obbedisce ha necessariamente bisogno di qualcuno che gli dia ordine. Chi ha imparato a obbedire, quando mai sarà autonomo? Ha sempre bisogno di un punto di riferimento, non è capace di scegliere per conto suo perché è sempre stato abituato a fare quello di cui viene comandato. Io credo che l'istruzione, il capitolo d'ore dell'istruzione, che non riguarda soltanto la scuola, riguarda anche i genitori, riguarda i media e così via, è però nel quale la scuola ha un'importanza notevolissima, io direi eccezionale. Beh, l'istruzione dovrebbe diventare capace di insegnare ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, ai ragazzi,
diventare libere. Un'ultimissima cosa, in questo momento storico la parola responsabili la utilizziamo un po', mi sembra, col significato di colpevoli, diciamo i responsabili sono i politici e non sono i cittadini. Allora quindi possiamo sintetizzare dicendo quindi che i responsabili e anche un po' i colpevoli della nostra situazione diventino i cittadini? No, no, non Oppure... diventano, attenzione, attenzione, perché nel nostro paese non è che i politici, gli amministratori arrivano da Marte, sono eletti, o in un modo o in un altro, cioè o direttamente come avviene per i comuni e così via, per le amministrazioni locali, o comunque scegliendo il gruppo, il partito in cui si trovano, le persone sono elette dai cittadini. Allora noi non possiamo fare il gioco delle tre tavolette e dire che sono responsabili gli altri quando gli altri sono stati scelti da noi. Certo, no, infatti era questo che volevo un po' tirare fuori come a conclusione Sì, sì. per far dire appunto sì, che questo è un concetto molto interessante, questo della responsabilità, e quindi di essere responsabili, siamo noi responsabili e quindi anche noi colpevoli in un certo senso. C'è da dire che Ecco, quello per lì inseriamo, noi siamo abbastanza strani, devo dire, sì, perché il concetto di colpa è un concetto che riguarda la consapevolezza di scegliere il male, io direi, no? Ma non è necessario essere colpevoli per essere responsabili. Nel senso che si può anche essere soltanto superficiali, non pensarci, estraniarsi, abdicare, no? Allora, la colpa, secondo me, anche se esiste credo che sia così, poi magari mi sbaglio, anche se esiste una certa confusione, la colpa riguarda più il peccato che non la inosservanza delle regole, anche se, come le dicevo, esiste una certa confusione, nel senso che colpa è anche un termine che viene usato nel codice penale, per esempio, no? Ci sono i delitti colposi, e si parla di colpevole quando si identifica l'autore di un reato. Credo però che ci sia una certa confusione tra due livelli, un livello tra virgolette laico e un livello invece non laico. Va bene, Tommaso, vuoi fare tu Sì, l'ultimo? per concludere ti facciamo questo gioco a cui sottoponiamo tutti i nostri vari ospiti, che si chiama Fallo per me. Si chiama? Si chiama Fallo per me. La regola del gioco Fallo per me è che appunto tu in questo gioco ci chiedi un gesto che vorresti che il tuo vicino facesse per te, un gesto che secondo te può migliorare la tua vita, il tuo modo di vivere, e quindi un gesto che tu vorresti chiedere al tuo vicino. Quale potrebbe È essere? la Al mio nostra idea di vicino. massimo una. Parliamo perché ci sembra un'idea un po' per quello che dicevi di massima responsabilità civica anche, di chiedere al vicino fai una cosa per me, così io siamo noi le persone, siamo singoli e non siamo solo una comunità e possiamo fare tante piccole cose concrete. Sì, ma io credo che la cosa che vorrei che il vicino facesse, per me, che facesse in generale, sarebbe quella di scambiarsi le posizioni prima di prendere una decisione. Cioè guardare anche la posizione dell'altro, che è la cosa di cui ci dimentichiamo generalmente. Non funziona, secondo me, il rispetto delle regole, perché è proprio non percepito, dimenticato, messo da un canto, forse si potrebbero usare anche parole più pesanti, il senso della responsabilità, perdon, della dignità dell'altro, no? Non si considera l'altra persona una dignità tanto quanto siamo dignità noi. E allora io al mio vicino chiederei di scambiare le posizioni prima di fare qualche cosa. Guardare i riflessi che la nostra decisione, il nostro comportamento hanno, i riflessi che la nostra decisione e il nostro comportamento hanno sugli altri. Perfetto, allora vi ringraziamo molto per l'attenzione.
Grazie per la chiacchierata. Sì, esatto, vi Buona saluto. giornata a tutti, arrivederci. Grazie.